Il Veneto, per la prima volta dalla colorazione delle regioni decisa dal governo, da domenica 10 gennaio passerà alla zona arancione. È di oggi infatti la comunicazione ufficiale di un'ordinanza, che sarà firmata tra poche ore, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, la quale collocherà nella fascia intermedia le regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Calabria. Questo significa che saranno non solo interdetti gli spostamenti all'esterno del territorio regionale, se non motivati da stringenti questioni di lavoro o di assistenza sanitaria, ma soprattutto che bar e ristoranti dovranno rimanere chiusi e lavorare al massimo per asporto o tramite consegna a domicilio. Il provvedimento scadrà il 15 gennaio, assieme al decreto governativo emanato prima di Natale, salvi naturalmente ulteriori aggiornamenti o proroghe. Dopo il maxi sequestro del giorno precedente, con ben 5 tonnellate di vongole scoperte dalla Guardia di Finanza di Chioggia sopra un'imbarcazione nella laguna di fronte a Pellestrina, un altro episodio del genere si è verificato la scorsa notte in località Sacca del Toro. Gli uomini delle Fiamme Gialle, a bordo dei loro motoscafi, hanno rinvenuto un certo numero di ceste contenenti bivalvi, probabilmente nell'ammontare di quintali, in una piattaforma nel mezzo della Laguna Sud, sanzionando la cooperativa titolare della concessione con un'ammenda di 2.000 euro. Uno dei soci, tuttavia, nel darne notizia, assicura che il reato non sarebbe stato compiuto dall'impresa, bensì da terze imbarcazioni che si sarebbero servite indebitamente dello spazio acqueo e della struttura, proprio per depositarvi i molluschi dopo l'irregolare battuta di pesca, allo scopo di tornare in città senza i frutti di mare a bordo e quindi evitando contestazioni da parte dei finanzieri. Disavventura ieri mattina per i piccoli scolari che frequentano il plesso per l'infanzia di Valli di Chioggia. Al rientro dopo le vacanze di fine anno, i bambini e le loro maestre hanno trovato le aule gelide. Il motivo, ufficialmente comunicato dall'Istituto Comprensivo Chioggia 3, risiede nella mancata accensione della caldaia nei giorni antecedenti, necessaria per riportare la temperatura a valori accettabili in seguito alla lunga chiusura. Molti sono stati i genitori che hanno riportato a casa i propri figli, mentre sono rimasti in classe, tenendo addosso i piumini, i piccoli le cui famiglie stavano lavorando ed erano impossibilitate ad accudirli di mattina. Nessun guasto, tuttavia, bensì solo un errore umano per quanto riguarda la scuola inaugurata dalla Giunta Comunale il 1° ottobre 2019. La polizia locale di Chioggia è intervenuta mercoledì pomeriggio nella zona di via Marco Polo a Sottomarina, non distante dal parcheggio sotterraneo recentemente inaugurato, in quanto i residenti avevano superato la soglia di tolleranza per quanto riguarda il comportamento di alcune compagnie di giovanissimi, alcuni appena maggiorenni, altri addirittura di 14 anni. Questi ragazzi, secondo chi abita la zona, si appostano ogni giorno nei portici sotto i condomini, con scooter e biciclette elettriche. Ultimamente anche senza indossare la mascherina. Siamo ostaggio, racconta un cittadino, di bande che sporcano i muri, spaccano bottiglie, provvedono ai propri bisogni corporali.
E se li rimproveri, rischi di trovarti l'automobile rigata o altri dispetti con gesti di sfida. Ieri stesso la popolazione si è ritrovata tracce di vomito sopra gli scalini e danni alle cassette della posta. Nonostante le diverse segnalazioni, continua il residente, anche da parte dell'impresa che si occupa delle pulizie, non ci sono mai stati interventi dei carabinieri o della polizia di Stato. La stessa polizia locale, peraltro, giunta in loco con una pattuglia, non ha segnalato niente di penalmente rilevante, anche se continuerà sicuramente a monitorare la zona. A quanto viene riferito, alcuni dei giovani coinvolti sarebbero anche i responsabili dei disagi e degli atti vandalici in Piazza Europa. Sono già trascorse alcune settimane dall'incameramento dei 336.000 euro giunti al comune di Chioggia per l'erogazione dei buoni spesa alimentari alle persone indigenti post-Covid e ancora non vi è traccia di un piano comunale per la loro distribuzione, né di numeri verdi per le informazioni, di moduli da compilare o di riferimenti istituzionali. Mentre Mira e Venezia hanno già definito la questione, Chioggia è ancora in alto mare quanto a comunicazione pubblica. Lo fa notare Beniamino Boscolo, capogruppo consigliare di Forza Italia, nella sua newsletter. Era stato proprio Boscolo a sollecitare l'assessore Daniele Stecco a coinvolgere anche i negozi di vicinato e non solo la grande distribuzione, dopo l'emanazione del provvedimento nel decreto Ristori-Ter del 24 novembre 2020. Il settore politiche sociali, a Palazzo Morosini, sta ancora compiendo le operazioni preliminari alla difficile istruttoria, pur sulla scorta dell'esperienza primaverile. Il consigliere di opposizione, appunto, commenta: dal 1 dicembre a oggi è trascorso più di un mese e il sindaco, che a interim fa finta di fare l'assessore alle politiche sociali, deve ancora distribuire i buoni spesa a chi ha bisogno di sostegno. Ed ecco che il cittadino bisognoso diventa l'ultimo degli ultimi. Novità in materia sono attese comunque da una buona parte della cittadinanza. Secondo stop forzato per l'Union Clodiense. Dopo l'incontro di martedì scorso a San Martino di Lupari, anche quello di domenica 10 in casa contro il Monte Belluna è stato ufficialmente rinviato dalla Lega Dilettanti a causa della positività di 5 giocatori granata al coronavirus. Nessuno di essi infatti si è negativizzato per tempo, quindi secondo le regole in vigore tra i dilettanti diventa impossibile la disputa della partita. I primi riscontri di positività si erano manifestati il 30 dicembre scorso, confermati dai tamponi molecolari. La squadra lagunare mette così nel mirino la trasferta di Caldiero, domenica 17 gennaio. Per questa domenica anche lo scontro al vertice fra Trento e Manzanese e quello di Porto Tolle tra il Delta e il Cartigliano sono stati già rinviati. Nel frattempo il direttore sportivo Roberto Tonicello annuncia l'arrivo a Chioggia di Daniele Melandri, 32 anni, attaccante con oltre 400 presenze fra Serie C e Serie D e 117 gol all'attivo in carriera. La punta ravennate sostituirà dunque Rulo Ferretti nell'organico chioggiotto e sarà a disposizione dell'allenatore Antonio Andreucci a partire da oggi. Melandri arriva dal Prato e vanta una lunga militanza tra Russi, Forlì, Fano, Matelica, Chieri e soprattutto Parma. Con la compagine crociata affrontò in Serie D l'allora Clodiense, vincendo lo stadio Ballarin per 3-0 e replicando al Tardini per 4-0, dove mise a segno il primo gol. Si tratta quindi di un elemento di assoluta esperienza nel solco del precedente azzeccato acquisto di Michele Valentini, calciatori solidi, integri e capaci di far compiere un ulteriore salto di qualità verso l'obiettivo più prestigioso.
Il futuro di Venezia comincia dagli esempi virtuosi. Di questi tempi ce n'è bisogno, e infatti è una buona notizia che il progetto sperimentale Life Vimin per la salvaguardia sostenibile delle barene della laguna di Venezia sia stato confermato e rinnovato per altri 5 anni. Cofinanziato dal programma Life Nature 2012 della Commissione europea, Life Vimin è un progetto che attraverso la posa di pali, fascine e reti biodegradabili a oggi protegge quasi 100 ettari di barene nella Laguna Nord dall'erosione causata dal moto ondoso e da altri fattori antropici. Terminata la fase sperimentale di 4 anni, i risultati positivi hanno spinto i soggetti attuatori, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, la Regione Veneto, il Comune di Venezia e l'Università di Padova a continuare l'attività di salvaguardia con la sottoscrizione di una convenzione della durata di un ulteriore lustro. Un'attività come Life Vimin, commenta Massimo Gargano, direttore generale dell'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione del Territorio e Acquirrigue, non solo consente di proteggere un ecosistema di grande valore in modo integrato e sostenibile, ma crea nuovi e stabili posti di lavoro per manodopera qualificata, costituita ad esempio dai locali pescatori. Inoltre, un ambiente lagunare ben conservato contribuisce a sostenere l'occupazione legata ad attività quali pesca, turismo, ecoturismo e più in generale al turismo sostenibile. Un progetto ecologico a basso impatto ambientale, ma adatto valore per l'ecosistema lagunare, che dimostra come la conservazione degli ambienti naturali possa cominciare dal basso, con piccole azioni dai grandi risultati, e guardare a un futuro alternativo allo sfruttamento intensivo di Venezia e della sua laguna. Thank you.